deciso di chiedere a tutti gli amici youtuber di regalarmi qualcosa su Fortnite per vedere quanto sono generosi gli youtuber. Questo video sicuramente ti piacerà, quindi mi raccomando lascia un bel like e iscriviti al canale. Ora iniziamo. E ragazzi, prima di partire con gli youtuber però voglio fare un esperimento sociale. Voglio mettere una storia sul mio Instagram, andatemi a seguire mi raccomando, dove chiedo a tutti voi di regalarmi una skin su Fortnite, di regalarmi qualsiasi cosa su Fortnite per vedere quanti di voi effettivamente lo farebbero per il loro refizzone. Quindi ragazzi, adesso io pubblico la storia e mentre aspettiamo che qualsiasi persona di voi sia magnanima da fare un regalo, andiamo a chiederlo anche agli youtuber. Allora Pova, praticamente Contins mi ha detto che per ricevere un regalo devo riuscire a prendere la Tommy Gun entro 5 minuti da quando abbiamo lendato. Abbiamo appena lendato, quindi abbiamo 5 minuti per prendere quella cacchio di Tommy Gun. Let's go baby. Allora io ti dico una cosa, devi essere straveloce anche perché qua non ci sono neanche persone, è andata solo di culo, guarda. Ragazzi è assurdo. Allora io lendo sotto, spero di trovare immediatamente un razzaziete. Un razzaziete, eh. Si chiama proprio razzaziete. Un razzaziete che non ho trovato tra l'altro. Perfetto. Zio, il timer è partito, dobbiamo un attimo muoverci perché sennò qua perdiamo la sfida e perdiamo il mio regalo. Tu non vuoi farmi perdere il regalo, giusto? Secondo te ti voglio far perdere il regalo? Certo che te lo voglio far perdere. No Refe, allora, se vuoi posso venire giù. Hai razzariete? Boom. Morto uno. Hai razzariete? No, c'ho una gratonda d'urto che è più o meno veloce, la stessa cosa. Veloce, veloce, vieni veloce, non stare a spararti gli altri, idiota. Aspetta che voglio uccidere questi muoviti, qua. Muoviti, muoviti. Vai, 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 veloce Powaro, veloce Powaro. Se lei mi dà tutta questa fretta, non va bene, ok? Te lo dico subito. Non sto dando fretta, bra, che abbiamo 5 minuti e stanno già passando, Molto bene, allora, aspetta che ti spacco tutte queste qua che rompono il cacchio. Dobbiamo essere straveloci perché qua sennò arriva le persone, io non vogliamo le persone. Non so che non vogliamo le persone, anche perché mancano 2 minuti e mezzo più o meno, quindi velocissimo, zio povero. Come 2 minuti e mezzo? Ma andiamo a ucciderlo allora. È quello che sto cercando di dirti di andare a fare, Powa. Più di dirtelo, però non so che cosa fare, onestamente. Comunque questo qua è tipo uno degli startup più casinisti della storia. In realtà è uno dei più belli, secondo me, vecchio, cioè. Dimmi chiunque altro abbia mai fatto uno start dove in praticamente così poco tempo riesce a prendere la Tommy Gun. Vai, 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 vai. Spara ora, spara ora, spara ora. Vai, 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 vai. Oddio, oddio. Sì. Tommy Gun. Ragazzi, questo mi sa che è anche un record mondiale. Abbiamo preso la Tommy Gun in 3 minuti, porco mondo. Comunque siamo più forti, cioè siamo proprio i più forti. Siamo veramente i più forti, frate. E io penso di aver vinto, onestamente, una golosissima e bellissima skin da Contins. Allora, grazie di avermi aiutato per prendere il regalo di Contins. Però nel momento che io chiedo a te di farmi un regalo, facciamo qualsiasi challenge vuoi, la facciamo. Allora, la mia è relativamente facile, mi devi semplicemente battere in un 1v1, ce la fai, dai. Allora, poi ti ho portato nell'1v1, solo che quello che non sai è che ti ho messo le wall hack, brother. Cioè, io adesso ti posso vedere con le wall hack. Ma perché tu devi sempre hackerare? L'unico modo per uccidermi che hai è hackerare, mi spingi sta cosa qua? Non è vero, vai bello, corri! Intanto non è assolutamente vero che è l'unico modo che ho per ucciderti, punto numero uno. E smettila. Ma smettila tu, vecchio. Mamma mia, guarda come ti distruggo. Guarda che io sto con lo skull di Halloween, tutto a tema Halloween. E se non vinco, veramente. Io sto con la mucca, brother. E quindi? E quindi niente. Porco due. Non ti prendo, non ti riesco a prendere. Porco due, non ti riesco a prendere. Perché sei una pippa, perché sei una pippa, refè. Perché sono più forte io. No way, raga. Primo round vinto da Powa. Comunque signori, il primo round ha vinto Powa. Ma che cazzo succede? Io veramente, ragazzi, non è po- ma ragazzi, ma ti distruggo. Ma ragazzi, ma ragazzi, ma ragazzi, ma ragazzi, ma come funzionano queste wall hack? Si opera, si opera. Dai, non mi ha realizzato. A me non ha sparato, se vogliamo metterla tutta, porco. Ragazzi, comunque posso dire una cosa. Penso che sinceramente toglierò le wall hack perché, cioè, non servono. Raga, non servono a niente le wall hack, veramente. Vabbè, comunque, Refe, basta lagnare. Distruggimi ancora in questo 1v1. Come tanto tu non sai fare, perché già lo sai, cioè, neanche con le wall hack riesci a uccidermi. Perché parli ancora, brother? Perché parli tu ancora? Oh mio Dio, no. Perché parli ancora? Fammi un regalo immediatamente. Ti ho battuto in 1v1, brother. Fammi un regalo immediatamente. Sì, però poi mi ridai i V-Buck, vero? No, è un regalo che chiedo a YouTube per vedere quando sono tirchi, frate. E se tu sei così tirchio da richiedermi pure. No, quello che ti chiedo io il regalo, sei ancora troppo più tirchio. Allora ti uccido. Allora basta, me ne vado. Addio ragazzi, ciao, esco dal video. Ragazzi, mentre Powa, diciamo che sceglie e decide che cosa regalarmi, io vi dico che dobbiamo aspettare ancora un pochino per andare a vedere se i ragazzi dalle storie Instagram hanno regalato qualcosa. Io non so quanti regali, per adesso abbiamo ricevuto 2 regali con Powa 3. Io spero che con i ragazzi di Instagram arriviamo a una decina di regali. Sarebbe molto interessante, vero? Verissimo. Powa, quanto ci tenete di regalarmi qualcosa, per favore? Allora, c'è un piccolo problema. Non so cosa regalarti e forse sono anche un po' tirchio per questo. Però lasciamo stare questo discorso. Io vi dico che la cosa che costa meno nello shop è di 200
100 V-Bucks. Se mi arriva quella, ragazzi, impazzisco. No, dai, non ti faccio arrivare quella. Te ne faccio arrivare una. Ti posso fare arrivare un piccone macabro? Ma veramente macabro. Fai quello che vuoi. Regala quello che vuoi. Non voglio neanche sapere che cosa fai, ok? Allora, ti dico, fa molto schifo. Però, boom, ti ho inviato un regalo. È stupificio, vero? E ragazzi, è arrivato il regalo di Power. 3, 2, 1. Lo apro, lo apro, lo apro. Ragazzi, stupificio. L'avevo detto e l'ha fatto. Ma quante macabro, che schifo. C'è tutta la dentiera del nonno. Comunque è stato abbastanza tirchio. Io spero che, ragazzi, voi non lo siate. Ma soprattutto aspettiamo ancora qualche oretta per vedere se qualcuno di voi regalerà qualcosa al refizzone. Caro, sicuramente ti stai chiedendo come mai ti ho invitato in partita così rapidamente per fare un video, giusto? Sì, semplicemente perché dobbiamo fare una partita come tutti gli altri giorni, o sbaglio? Sbagli, sbagli assolutamente. Perché oggi sto facendo un video dove praticamente chiedo a tutti i miei iscritti e anche i miei amici youtuber di farmi qualche regalino su Fortnite. E sono sicuro che tu sarai il più gentile e il più generoso. Che figo, bel video, onestamente. Comunque io non te lo farò il regalo, quindi bella, ci vediamo. Buona giornata, chiama qualcun altro, ciao. No, 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 ormai il regalo me lo devi fare per forza perché hai accettato. Quindi se vuoi possiamo fare... che non so, devo completare una challenge per ricevere il tuo regalo, va bene? No, scusa, tu adesso mi spieghi sta cosa del per forza, su che logica, scusa? Sulla logica che io sono le Fizz e tu sei entrato nel mio video e quindi ormai hai detto sì. Posso anche uscire, vabbè, senti, ho capito, ho capito. Allora facciamo una cosa, se dovessi riuscire, cioè se dovessimo riuscire a vincere la partita e io non posso ostacolarti, ti farò un regalino, piccolino forse. Direi che la challenge che proponi è bella difficile, quindi direi 2000 V-Bucks. Stiamo bassi, no? Stiamo bassi. 1500. Vediamo, vediamo con quanti kill vinciamo, va bene? Facciamo così: se ti batto in kill race, mi dai qua da 2000. Se mi batti tu, qua da 1500. Ok, l'accetto più che volentieri, tanto vinco io. Comunque, Ferro, qua la strada lucida è pieno di gente. È veramente pieno di gente. Quindi stiamo attenti. Diamo un occhio. E guarda lì, guarda lì. Guarda lì. Stanno un po' davanti a me, stanno. Direi che sono un po' troppo lontani per far sì che la mia mira abbia effetto. Tu li hai già pushati. Ok. Arrivo, Ferro, non ti preoccupare. So che mi stavi aspettando. Mi stavi per dire. Ti prego, arriva, se lo perdo. Ucciso. Prima cosa se razzariete godo. Hai rotto le palle. Possiamo iniziare così, ragazzi. Non possiamo assolutamente iniziare così, eh. Senti, ricorda che il tuo obiettivo è comunque vincere. Non ci vabbè, chi è Mongra? Questo mi ha tolto 200 in volo. Sto arrivando, brother, non ti preoccupare. Oggi non morirai. Hai capito? No, perché è fortissimo. Ha uno di vita. Mamma, let's go, baby. Ma tu sei più forte o sbaglio? No, ma proprio di tantissimo. C'è questo qua veramente. Adesso direi che mi dai anche un paio di colpi pompa. E abbia due kill il Ferro. Io ne ho zero. GG per me, ragazzi. Direi che questa kill race si prospetta veramente combattuta. È interessante, dico tutto. Persone. Oh mio Dio, c'è no way. Io ho fatto 170. Allora vado a prendermelo anche volentieri. Dov'è, dov'è, dov'è? Stanno lì. Ma li ho distrutti letteralmente. Oddio, ma ha distrutto pure lui, Fra. Ma se tanta cosa che ci aveva 30.000 di vita, zio Pera. Brother, devi capire che io in questo momento ho uno di vita. Letteralmente ho uno di vita, ok? No, un altro team. Ok, sì, inizia a farsi brutta la situazione. Quindi vieni appena riesci. Veramente pienissimo. Allora, comunque ne ho killato un altro. Bravo, arco mondo, ragazzi. 4 kill a 0. Zio Pera, non è possibile sta roba. E non era quello one, giusto per assicurarti, eh. Se mi li pinghi magari, però riesco a capire anch'io a chi sparare, eh. Stanno qua sotto precisamente. Allora, il bro mi sa che se l'è bello che è scappato, onestamente, non vorrei dirlo. Ok, dovrebbe star comunque qua da qualche parte. Cioè, siccome guarda che è in qualche cespuglio qualcosa qua, eh. Niente, funziona così su Fortnite, bro, capito? Cioè, tu fighti, loro scappano, sempre così. Stanno facendo un fight assurdo. Ti giuro che ho paura. Dove? Là in fondo. Cioè, stai attento e non sto scherzando. Ma devo venire da una mano o posso stare qua tranquillo? Sì, io non voglio pushare da solo. No, 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 devi venire. Io non pusho da solo finché non arrivi. Ragazzi, se non vuole pushare da solo Ferro, vuol dire che sembrano veramente forti ai Fram. Perché di solito Ferro è, come si dice? Intrepido, giusto? Esatto, sì, intrepido. 100 a quello. 100 all'altro. 170 all'altro. No, vabbè, ma non mi sono colpo con quest'arma. Vogliamo pushare? Vogliamo pushare. Oh, white, white, 16, white a 1. Vabbè, io vado su, Ferro. Io vado su. Oddio, vado su, tra virgolette, nel senso. Oh, morto uno. Oh, di là la caduta, bravissimo. Tizio, guarda me. Allora mi sa che c'è un altro dietro di me, probabilmente, eh. Sì, lo so, è quello che l'ho detto per primo. Bisogna stare attenti perché qua abbiamo sia davanti che dietro. Usciamo quello dietro? Io farei di così, sì. No way. Ma bro, ma questo qua quanta vita ha, porco due, Fra? L'ho fullboxato. 150, no! È assurdo, è assurdo, te lo giuro, è assurdo. No, ma one pappato, ma io ho fatto 100. No, lo spazio leggendario. Ma io ho fatto 150, non è morto. Vabbè, GG, dai. Cosa? Ferro, direi che è il momento di un secondo tentativo. Cosa ne dici? Ok, purtroppo ho accettato. Sono morto anch'io come un bolle. Quindi sì, dai, ci sta. Quindi direi, secondo tentativo, ragazzi. E direi di iniziare a tryhardare a più non posso. Questo qua, Lenda.
Ok. Guarda che ci sono un sacco di persone, occhio. Allora signori, siamo arrivati in endgame. Non senza qualche difficoltà. Però io ho 2 kill. Ferro, tu prima ne avevi 4. Quindi direi che le sommiamo, d'accordo. E direi che abbiamo un loot sicuramente meglio di quello di prima. E soprattutto l'isola volante è sopra di me in questo momento. Ah, tu vuoi andare sull'isola? Ah, ovvio che ci andiamo sull'isola. Oh, sei pazzo, pazzo, pazzo. Ma c'è che città qua. Ragazzi, qua non possiamo più sbagliare, ve lo dico. Penso sia un bot, l'ho craccato a poca vita. Dietro, 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 dietro. Orco 2. Oddio. Ah, ci sono, c'è un altro nemico. No, 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 no way, no way. No way, no way, no way, brother, no way. Sto proprio andando via, ragazzi. È questo quello che dobbiamo evitare. È proprio questo. Cioè, fightare gente così aggressiva, così prepotente quasi. Gente, gente, gente. Hello. Oddio, c'ho sotto. Ok, se ne vogliono andare questi. Li vogliamo pushare? No, bro, pushare, oddio, non lo so, fai tu. Craccato uno. Quello che ti pusha l'ho craccato, eh. 30-30, un altro. 27 headshot, 42 craccato. 18-35 anche all'altro. Li abbiamo separati, Ferro? Sì, se vieni da me li distruggiamo. Io penso abbiamo nel box. Bang, bang, baby, bang. Mamma mia, adesso gli spacchiamo il sedere a questi. Siamo in 8 team rimasti. Io ho ancora 0 kill, non è giusta sta cosa. Io ne ho 3, wow. Ci sta arrivando uno lì vicino, eh. Guardalo, guardalo mentre vola, lo riusciamo a killare, eh. 29, 29. Ha veramente poca vita, siete solo però, eh. Ok, atterrato. Sì, let's go, baby. Siamo i fucking più forti, bro. Ho craccato uno, oh. Nemico da me, nemico da me, nemico da me, nemico da me, nemico da me. No way, no way, no way, no, 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 vieni da me, vieni da me. Ok, ho atterrato, 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 atterrato. Mamma mia, se sto godendo. Lurido. Da me, no, 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 sono in box. Ho uno di vita. Fatality. Let's go. Comunque, siamo 2v2v2, fra. Zio, ma ancora 0 kill, ma com'è possibile? Veramente, guarda che li ho laserati tutti, non sto scherzando. Oddio, sono fortissimo. Quindi qua mi sa che la skin da 2000 V-Bucks arriva, non vorrei dirlo. Sei imbarazzante, vabbè. Sono imbarazzante, come sono imbarazzante? Ho vinto legalmente la mia challenge, perdonami. Tecnica di adesso, Ferro, li lasciamo fightare tra di loro. Sì, di brutto, gli sono in high. 1-1 di vita, 170. Mamma mia, che tensione, porco mondo. Che tensione. 38, 38, mamma mia, ma io non capisco. Non riesco a ucciderli però. Oddio, da dietro, da dietro, da dietro, da dietro. Mamma mia, Dio. No way, ma io non ho parole. No way, ma io non ho parole. Sono immortali, Ref, non puoi farci nulla. Dai, ma non ha senso. Che schifo di un gioco. No way. Sì, grazie. Ti prego, guarda i danni. La spinta la do comunque. Tanto, secondo me è vinta. Se volevo voluto pushare io, forse l'ho trovato io. Non è possibile che abbiamo perso sto game. Raga, comunque io direi che nonostante abbiamo perso la partita, abbiamo... è una partita della madonna, eh. È veramente una bella partita. Confermo, senti, ti sto inviando una skin da 2000. Alla fine sto parlando di Crackshot. Una skin che è apparsa addirittura in season 1, zio. Stai scherzando, fra. 3, 2, 1. E invio regalo in corso per il nostro amico Refiz. Te l'ho mandata, bro. Grazie mille. E quindi ragazzi, il regalo di Ferro è arrivato. Io direi che lo andiamo ad aprire, vediamo un po' se ha effettivamente rispettato ciò che ha detto Crackshot, signori. È il momento però dei miei prossimi youtuber e di vedere anche se voi mi avete regalato qualcosa. Raga, ho appena controllato e purtroppo dopo le storie che ho fatto non mi è arrivato nessun regalo da parte vostra. Non è un problema, lo immaginavo, ragazzi. Grazie comunque a chi anche solamente ha pensato di farmi un regalo. Io direi che questo video può terminare qua. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo al prossimo video. Qua dopo si è giunto tutto. Regà, continuiamo a sfruttare youtuber per farci fare regali. Let's go. Bella, regà.